dove la provincia di Perugia però è zona rossa, come la provincia autonoma di Bolzano che ha optato per il lockdown. In diverse regioni come il Molise troviamo poi mini zone rosse mirate in quei territori dove il contagio aumenta. Pensavamo di essere un'isola felice, qui invece adesso stiamo diventando quasi peggiori di altre regioni. Il virus muta e le varianti sarebbero responsabili di quasi il 50% delle nuove infezioni. È un'analisi del CNR elaborata attraverso un algoritmo che monitora l'evoluzione della malattia. Dall'analisi dei dati, le varianti sono apparse su un piccolo campione di positivi già nei primi giorni dello scorso dicembre. Ancora una domenica di assembramenti a Milano, migliaia di tifosi davanti a San Siro per il derby, folla a Roma e sul litorale laziale, stesse scene a Napoli nonostante le restrizioni da zona arancione. Elena Fusai. I cori, le bandiere al vento e i fumogeni. Dentro allo stadio di San Siro il derby a porte chiuse, fuori la marea umana, molti senza neppure la mascherina. Quasi 5.000 tifosi si sono radunati vicino alle rispettive curve. Una calca che ha creato anche momenti di tensione all'arrivo dei pullman delle squadre. Le due tifoserie sfiorano in contatto, la polizia è tenuta anche sommossa, interviene per evitarlo e riportare l'ordine. Ci siamo servito organizzati solo per l'asporto, abbiamo messo il cordone per non far entrare le persone. Napoli è arancione, cibo e bevande solo da asporto, ma in centro la folla passeggia tra le vetrine, i marciapiedi del lungomare brulicano di gente, in strada ci sono gruppi in bicicletta. La giornata di sole fa uscire di casa le immagini simili a quelle di ieri, quando via Caracciolo è stata transennata per la troppa affluenza. Anche uscire di casa, prendendo l'aria e poi rientro subito a casa. Serpentoni di gente anche nella capitale, lo shopping in città e le chiusure temporanee attorno a Via del Corso, le passeggiate sul litorale laziale, questa è Gaeta, qui molti sono scesi in spiaggia, chi cammina sulla sabbia e chi, mascherine abbassate, si siede ai tavolini dei bar, la calda domenica si trascorre all'aperto, rischiando pericolosi assembramenti. I dati dell'epidemia risale il tasso di positività. Per fine marzo l'Italia dovrebbe ricevere 13 milioni di dosi di vaccino. Valentina Misti. L'Italia supera i 2.800.000 contagi dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono 13.452 nuovi positivi al Covid, a fronte di quasi 251.000 test molecolari e antigenici. Sale rispetto a ieri il tasso di positività al 5,4%. Aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva che superano i 2.000 casi, 232 le vittime di oggi. La regione con più casi è la Lombardia, che conferma la crescita con 2.514 positivi, seguita da Emilia-Romagna, Campania e Lazio. Vi è nel paese una situazione significativamente eterogenea in termini di diversa diffusione epidemica. È vincente, secondo Locatelli, agire in modo selettivo sul territorio e cercare di vaccinare il numero più ampio della popolazione, anche in vista dell'aumento dei contagi da variante. Che la variante inglese diventi nelle prossime settimane prevalente nel paese, direi che è largamente prevedibile. Secondo uno studio dell'Università di Harvard, la variante inglese è più contagiosa, si è calcolato di almeno il 50% in più e per questo motivo viene tenuta sotto stretta osservazione, variante, sottolinea Locatelli, coperta dai vaccini esistenti sul mercato. Per fine marzo, prosegue il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, l'Italia dovrebbe ricevere in totale 13 milioni di dosi. Un anno fa la prima vittima di Covid in Italia, Adriano Trevisan, aveva 77 anni. Alla TG1 parlano per la prima volta la moglie e il figlio. La sua morte, dicono, è servita a voi per bloccare i contagi. In grado di Giacinto Vinto. È stato un anno in peggiore per noi. Non pensavamo in pochi giorni che morisse. È stata una cosa così improvvisa che non riusciamo ancora a renderci conto. A volte pare impossibile che sia successo. La morte di Adriano Trevisan ha cambiato per sempre la vita della moglie Linda e quella degli abitanti di Vo, piccolo borgo veneto sui Colli Euganei. È servita tantissimo secondo me a Vo, perché ha chiuso subito Vo e siamo restati chiusi per 2 settimane, quindi i contagi si sono subito bloccati. Quel tricolore a forma di cuore sulla facciata del municipio, Linda, con i suoi 3 figli, sa bene che è lì soprattutto in ricordo del marito.
Pensionato e nonno di 77 anni, Adriano Trevisan non andava mai oltre il bar della piazza. Non ho fatto neanche viaggio di nozze, proprio era uno che non usciva, è capitato proprio qua, perché il contagio lui l'ha preso qua. Gli hanno controllato il telefonino, ma non aveva contatti fuori di qua. A Vo, dopo i tamponi su tutta la popolazione, il virus adesso sembra come svanito. Adriano Trevisan, quella notte di un anno fa, morì senza sapere di essere stato contagiato. Lui non ha saputo che aveva preso il Covid. Lui pensava che fosse una polmonite. Lui faceva fatica a respirare, continuava a dire che faceva fatica a respirare. Gli ho detto porta pazienza che poi in ospedale vedrai che in poco tempo andiamo a casa. E invece continuano da casa. Hanno sogni e progetti che la pandemia non ha spezzato. Sono i ragazzi di Codogno e dei vicini comuni della Bassa Lodigiana, la prima zona rossa d'Italia. Inviato Giuseppe Lavegna. Siamo riusciti a stoppare le nostre vite all'improvviso, rimanere chiusi in casa e pensare al bene del prossimo. Pensare al prossimo, mettersi al servizio degli altri nei giorni in cui Codogno e altri 9 centri dell'Lodigiano venivano isolati. Questi studenti hanno distribuito mascherine e consegnato alimenti. Oggi ne sono fieri. Addirittura lo facevamo anche nelle mattinate dove quando ricevamo la chiamata potete venire a darci una mano dove andavamo e abbiamo sentito un dovere anche della nostra comunità. Hanno sentito il dovere di dare coraggio ai loro coetanei, quelli della prima zona rossa italiana. Con un video li hanno invitati a resistere. Forza che stiamo studendo, forza Codogno, forza zona rossa e adesso vediamo. Da loro e la generazione che ha festeggiato i 18 anni in lockdown. Il Covid ha cambiato anche le prospettive. Vorresti fare il bene? Sì. Perché? Sono sempre stata appassionata da queste cose, poi soprattutto in questo periodo di medici ne abbiamo persi tanti. Davanti al memoriale per le vittime di Codogno questa mattina c'erano anche loro, a giugno faranno la maturità, ma il sogno oggi è quell'immagine che segnerà la fine della pandemia. Vedo tutti in classe. Senza distanziamento. Credo che la prima cosa che metteremo tutti saranno le mascherine che ci toglieremo e non le toccheremo più. Speciale di G1 stasera alle 23.50, il racconto di un anno di pandemia in Italia con le cronache e i reportage dei nostri inviati a cura di Giorgia Carminetti. Un'anticipazione. Stiamo seguendo una pattuglia dei carabinieri lungo il perimetro della zona rossa. In Lombardia un 38enne in gravi condizioni ricoverato all'ospedale di Codogno. Covid-19, così oggi che viene stato deciso di chiamare. Abbiamo detto evitare di far coprire corsie senza coprirsi il volto. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta. Ci troviamo in un punto vendita che tra 5 minuti aprirà. Abbiamo registrato anche 97 decessi, 4 contatti, sbarchi che ci devono aiuto, la paura. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze. Le ore i professori devono fare l'appello, non si può creare un dibattito. Io la sera c'è la gente che respira con faccia. Sei mesi che non prendo un euro, sei mesi! Oggi c'è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo, inizia ad essere documentata la circolazione variabile del virus. Dammi le mani così, è così, è indescrivibile, tengo conto che noi siamo più di 60 anni che siamo assieme. E stasera, subito dopo il TG delle 20, l'omaggio in musica di Marco Mengoni da Bergamo per ricordare e riflettere ad un anno dall'inizio della pandemia. In una piazza vecchia totalmente deserta risuoneranno le note di L'anno che verrà, uno dei brani più amati di Lucio Dalla. Il Covid all'estero, Stati Uniti sulla soglia dei 500.000 morti dall'inizio della pandemia, più delle vittime di 3 guerre, il corrispondente Antonio Di Bella. Un mare di puntini in prima pagina sul New York Times. Ogni puntino è un americano morto di Covid. Più la pagina diventa cura, più il numero dei puntini si infittisce e sta per superare i 500.000. Più americani sono morti di Covid,
che sui campi di battaglia delle due guerre mondiali e in quella del Vietnam. Per questo Biden twitta: superare il Covid deve essere la nostra priorità come paese. E aggiunge: sto per rispettare la mia promessa, 100 milioni di vaccinazioni nei primi 100 giorni della mia presidenza. Arriveremo a 300 milioni entro fine luglio. Sempre sul New York Times appaiono grafici incoraggianti sul netto calo della curva dei contagi, che inducono a un cauto ottimismo. By the end of the year, I agree with the president completely. Entro fine anno, dice il dottor Fauci, concordo con il presidente, torneremo a un livello di normalità, anche se non sarà tutto esattamente come prima. Non dovremo abbandonare le precauzioni, avverte Fauci, e non è escluso che dovremo continuare a indossare la mascherina anche nel 2022. Vaccini, se da noi la campagna rallenta per la mancanza di fornitura di dosi, Gran Bretagna e Israele sono i paesi dove si registra il più alto numero di immunizzati. Marco Clementi. Green Pass, un codice per tornare a una vita normale, o quasi, è la certificazione.